Questa lezione è dedicata a un po' di nomenclatura. La faremo unicamente su ossidi anidridi, idrossidi, acidi binari e ternari. Allora, partiamo. Ne ho già preparati 7. Dunque, il trucco è sempre questo. Quando c'è il gruppo OH si tratta di un idrossido. Quindi qui abbiamo un solo idrossido. Quando abbiamo un composto che inizia con idrogeno, si tratta sempre di un acido, quindi tutti questi sono acidi. Scusate, stavo vedendo che anche qua c'è un idrossido. Ok, e tutto il resto sono o ossidi o anidridi. Allora, partiamo dal primo, è un idrossido. Sto vedendo che dal pedice, che è 3, sta usando la valenza più alta e quindi sarà un idrossido ferrico. Facciamo già l'altro idrossido, in questo secondo caso il pedice usato è il 2, quindi ancora la valenza più alta, sarà ancora un idrossido ico, quindi rameico. Idrogeno, allora, quando i composti con l'idrogeno possono avere o meno la presenza dell'ossigeno, questo ce l'ha, mentre in questi due vedete che non c'è l'ossigeno. Quello in cui non c'è l'ossigeno, al volo, il nome è idrico. Quindi questo sarà un acido telluridrico e questo sarà un acido iodidrico. Ci tengo a farvi vedere che quando sono binari gli acidi finiscono sempre in idrico. Ok? L'altro acido che ci rimane in questa pagina è invece un acido in cui c'è la presenza dell'ossigeno. La presenza dell'ossigeno mi dice che l'acido è ternario. A questo punto guardo gli idrogeni, qui è importantissimo sapere se ne ho uno o due. Ne ho uno solo, il caso dispari. Dispari con due ossigeni è oso, quindi questo è l'acido nitroso. Portiamoci all'esercizio 5, CrO3. Attenzione, quando ho i composti costituiti da metallo o non metallo con l'ossigeno, devo capire se sono ossidi o anidridi, quindi nel 5 e nel 6 dobbiamo capire, non lo sappiamo a priori. Allora, cromo è il solito bastardello, è un metallo di transizione, ma presenta 3 valenze. Bisogna vedere che valenza sta usando qua dentro. Ricordatevi che se qui manca il 2, vuol dire che è stata fatta la semplificazione. Quindi il cromo qui non ha valenza 3, ma 6. 6 vuol dire over 4, quindi sicuramente è un non metallo. Non metallo vuol dire anidride. Questa è un'anidride cromeica. La valenza, ripeto, che sta usando non è la 3, perché mancando il pedice 2 in questa posizione, è un 3x2, quindi la valenza che sta usando qui dentro è ovviamente la 6. Nell'esercizio sotto, che è abbastanza analogo, ho messo appositamente ancora un pedice 3. Questa volta il pedice 3 è in concomitanza col pedice 2, quindi non c'è semplificazione. Questo manganese sta usando la valenza 3. La valenza 3 è dentro qui, il manganese è l'altro particolare che vi metto spessissimo, che ha 4 valenze, con le prime 2 si comporta da metallo, con quelle over 4 si comporta da non metallo. Qui dentro, ovviamente, usando la 3 si sta comportando da metallo, metallo con la sua valenza maggiore, e quindi questo è un ossido. Ricordo che il manganese dà anche origine alle anidridi, quindi questo è un ossido manganico. Proseguiamo, allora facciamo di nuovo come prima, ci sono idrossidi se c'è il gruppo H, qui in questa serie non ci sono idrossidi, mentre tutti quelli che iniziano con H saranno acidi e ne troviamo 3, 4, ok? Vediamo già la differenza, quelli che hanno il pedice 2 che sono quelli pari e ne ho messo solo uno col pedice 1 che è invece l'acido dispari. Allora partiamo con gli acidi. Gli acidi hanno nome acido, questa è la situazione, ripeto, pari con 4 ossigeni è un ico, quindi questo è un acido cromeico. HIO, questa volta abbiamo un solo idrogeno, quindi caso dispari con un solo ossigeno è il primo caso, quindi questo è un acido ipoiodoso. Di nuovo, 2 idrogeni caso pari, 3 ossigeni è un oso, questo è un acido telluroso. Ancora pari, 4 ossigeni è un ico, quindi questo
questo è un acido solforico. Tutti gli altri, non essendo degli acidi, non essendo degli idrossidi, sono o anidridi o ossidi. Ovviamente la differenza dipende dal fatto che ci sia metallo o non metallo. Piombo è un metallo del quarto gruppo, vado sulla tavola periodica, vedo che le valenze sono 2, 4. Devo scoprire cosa sta usando. Attenzione a non cadere nel tranello che sia la 2, perché come vedete qui manca il pedice. Quindi non è 2 ma è 4, è stata semplificata, ok? Quindi qui sta usando la 4, quindi questo è un ossido piombico. B2O5, allora il bismuto è sotto la scaletta se andate a vedere, quindi si tratterebbe di un metallo. Perché dico si tratterebbe? Perché incrocio della valenza è 5, vedete che qui non è stato semplificato perché c'è il 2. Un metallo con valenza 5 non esiste, diventa un non metallo, quindi si comporta da anidride. Questa è un'anidride bismutica. Cloro, anche il cloro è un sopra la scaletta, quindi è un non metallo. La valenza che sta usando è la 3, confermo perché vedete che qui c'è un 2, quindi assolutamente si tratta di una anidride ed è un'anidride clorosa. B2O3, torna al nostro bismuto, vedete che l'avevamo usato anche qui, il bismuto è sotto la scaletta, quindi è un metallo, in questo caso il bismuto sta usando valenza 3, non ci sono tranelli perché qui c'è il mio 2, quindi si comporta in maniera normale da ossido ed è un ossido bismutico. Non le ho scritte ovviamente, il bismuto essendo nel quinto gruppo ha valenze 1, 3 e 5, ribadisco con queste due si comporta da metallo, con la 5 da non metallo. Ecco perché qui si è comportato da anidride. Facciamo adesso qualche esercizio al contrario. Allora, qui da una parte più facile perché vi dico già se sono ossidi, anidridi oppure il resto. Allora, ossida oreico, ormai avete imparato, ico l'associa alla valenza più alta. Quindi sarà un AuO. Piazzo la valenza dell'oro che abbiamo detto essere ricaduta sulla 3 per il suffisso ico. Incrociamo, non sto più a scrivere che l'ossigeno ha valenza 2, viene AU2 o 3. Acido ipocloroso, allora quando è un acido inizia con H, il non metallo è il cloro, devo capire se mettere uno o due idrogeni, il cloro è un dispari, quindi un solo idrogeno vado a mettere il numero di ossigeni dato dal prefisso e dal suffisso, ipooso, un primo caso, quindi un ossigeno. Idrossido, quando c'è un idrossido io so già che è con il gruppo OH, devo andare a associare la valenza. Ricordatevi che se c'è un idrossido il manganese si deve comportare da metallo, il manganese è il solito bastardello, con queste due valenze si comporta da metallo, con queste due da non metallo. Quindi devo usare le valenze metalliche, devo scegliere, visto che è un ico, la maggiore tra 2 e 3 e ovviamente la scelta ricade sul 3. Ricordatevi che la scelta della valenza nell'idrossido va a definirsi nel pedice dell'OH, ok? Questa è la valenza usata. Acido nitrico, HNO. Andiamo a vedere l'azoto, è un dispari, lascia un solo idrogeno. Ico, nel caso dispari, è un 3, quindi questo è HNO3. Acido nitroso, HNO. Vado a vedere l'azoto, ovviamente l'abbiamo appena visto, è un dispari, quindi un solo idrogeno. Vado a decidere quanti ossigeni, uso il secondo caso, quindi metto un 2. Ossido manganico, allora, MnO, ci risiamo col manganese, guardate che vi martellerò sempre col manganese finché vi entra in testa. Manganese è un transizione, con le valenze sotto alla 4 ovviamente si comporta da metallo, con quelle over da non metallo. Quindi chiedendovi un ossido è ovvio che queste sono già da escludere. Ico, la scelta ricade sulla maggiore, quindi ovviamente con la 3. Andiamo a incrociare, viene Mn2O3. Anidride manganica, vedete lo stesso ragionamento di prima, quindi questa volta le valenze intruse sono la 2 e la 3, perché si deve comportare, essendo un'anidride, da non metallo. Cosa sceglierò per il manganese? Allora, per il manganese ho a disposizione le valenze 6 e 7. Ricordatevi che la 7 è molto particolare, è l'unica che ha nome praticamente con il perica. Quindi la 7 sarebbe associata a una per manganica, ok?
Essendo una manganica, a questo punto la scelta ricade sul 6. Occhio che la valenza 6 è una pari e con il 2 dell'ossigeno si semplifica, quindi mi rimane meno 3. Acido selenico, HSO, vado a vedere nella tavola il selenio è un pari, quindi al volo qui ci devo mettere un 2, quindi sarà un H2SE e a questo punto 4 ossigeni. Acido selenidrico, occhio, quando finisce in idrico l'acido è un binario, quindi non ci sono ossigeni, HSE, vado a vedere dove il selenio è un pari mi dice 2 idrogeni, quindi H2SE. Idrossido antimonico, l'antimonico SB, quando è un idrossido c'è il gruppo H, vado a vedere la valenza, l'antimonio è nel quinto gruppo, quindi le valenze sono 5, 3, e 1. Ricordatevi che per fare un idrossido ho bisogno di un metallo, quindi questa valenza non mi va bene, scelgo a questo punto la maggiore tra 1 e 3, che ovviamente è la 3. Quindi la scelta ricade su questo 3 che mi si riporta nel pedice. Ok? Quindi sarà un SB o H preso 3 volte. Anidride periodica. L'elemento ovviamente non è il periodio, è lo iodio. Iodio e ossigeno. Ve l'ho detto prima, quando c'è il prefisso per, ricordatevelo bene, è sempre con la valenza 7. Quindi con un per io so che devo usare la valenza 7, i 2 o 7. Acido selenico, vedete la differenza? Questo è un selenidrico, questo è un selenico. Finiscono tutte e due in ico, però occhio, qui c'è l'idrico, quindi è un binario. Questo invece è un classico ternario. Quindi HSEO, vado a vedere dove è il selenio, ormai l'abbiamo imparato, è un pari. Quindi qui mi compare un 2. Gli ossigeni nel pari con ico sono 4. Acido carbonico, ecco questo è particolare. Ve ne ho messi due particolari che ogni tanto vi darò. Sono diciamo le eccezioni. Allora, che cosa vuol dire? Queste eccezioni, una e una due, sono quando io vi fornisco, è un acido in cui vi fornisco la valenza. Allora, occhio che, come con le anidridi, anche gli acidi monovalenti hanno suffisso ico. Quindi questo suffisso ico non vi deve fare depistare sul schemino che avete voi. Dovete ragionare sulla valenza. Che cosa vuol dire? Allora, acido carbonico, il carbonio ha solo valenza 4. 4 è un numero pari, scusate, è un H2CO. Attenzione, con la valenza 4, dovete riguardare lo schemino che vi ho dato, con la valenza 4 il numero di atomi di ossigeno è 3. Il classico errore è di scrivere qui invece un 4, perché voi guardate il suffisso. Questo suffisso è tranello, è dovuto dal fatto che è generato da una monovalenza. Quindi occhio, H2CO3 è da imparare benissimo perché è un tranello. L'altro è l'acido borico, stesso identico ragionamento. Il boro è monovalente, quindi scriveremo HBO. Stavolta la valenza vedete che è dispari, quindi lascio un solo idrogeno. Il classico errore cos'è? Guardo ico e ico vuol dire mettere 3 ossigeni. No, perché il boro sta usando la valenza 3. 3 ossigeni sarebbe quello corrispondente nello schemino normale non con la valenza 3 ma con la valenza 5. Quindi con la valenza 3 il numero di atomi di ossigeno è 2. Ve lo evidenzio anche questo perché è un classico errore, tranello. Sono gli unici due, questi che vi asterisco, che sono utilizzati con diciamo la tabella che vi ho fornito, che abbiamo fatto in classe, usando proprio la valenza, applicando la valenza. Infine l'ultimo ossido stannoso, lo stagno nel quarto gruppo, quindi valenze sarebbero 2 e 4, che vi ricavate dalla tavola. Ovviamente con l'oso usiamo la più bassa, la 2, quindi è già a posto così. Ciao ciao!